Ai telespettatori un cordiale saluto e ben ritrovati per un'altra puntata di Qualcosa in Comune. Con noi quest'oggi Luigi Riservato, Presidente del Consiglio Provinciale di Barletta, Andrea Draghi. Benvenuto Presidente nel nostro salotto. Come al solito ti chiamo Gigi, cosa vedo anche perché quando fai campagna elettorale Luigi Riservato ha detto Gigi. Luigi Nicola Riservato ha detto Gigi. Allora, Presidente del Consiglio Provinciale, Barletta, Andrea Draghi. Ci sono delle novità grossissime. Il decreto Monti ha in pratica decretato il destino delle province italiane. Alla data del 30 aprile le province cesseranno di esistere, così. Sì, dunque noi abbiamo partecipato unitamente alla Presidente Ventola e alla Segretaria Generale e al componente dell'Ufficio di Presidenza all'Assemblea dell'Unione delle Province Italiane che si è tenuta a Roma il 5 e il 6 dicembre ultimo scorso, in una data che era stata predecisa parecchio tempo prima e che mai immaginavamo cadesse in concomitanza di questo decreto legge con il quale è stato un po' attuata questa manovra finanziaria oggetto di attenzione, ma in particolar modo in merito alle province. Quindi è stata un'assemblea difficilissima, quella che c'è stata prima del Presidente del Consiglio Provinciale e poi proprio l'assemblea, diciamo, nazionale con i presidenti delle province di tutta Italia, nel corso della quale si è analizzato il testo del decreto legge che ha avuto in vero varie stesure. La prima stesura prevedeva che le province italiane dovessero cessare il loro mandato a prescindere dal periodo di scadenza naturale dello stesso a novembre del 2012. La data di novembre del 2012 era la data ultima di vita di tutte le province, ripeto, a prescindere dalla circostanza che queste avessero meno ancora hanno vita, proprio come accade alla provincia di Barletta e Andria, perché era previsto appunto la cessazione naturale, la cessazione patologica del loro mandato. Poi c'è stata una ulteriore, diciamo, stesura dello stesso in sede di promulgazione, ci si è resi conto che sarebbe stata la prima volta nella storia repubblicana italiana di una abrogazione di tal fatta e quindi si è deciso che le province avranno questo un decreto legge che avrà poi dovrà essere convertito in legge e avrà poi tutto il suo iter parlamentare a noi noto. Ad oggi ci sono dei punti fermi. Le province prevedono l'abolizione delle giunte provinciali e i consigli provinciali vengono ridotti a un numero di 10. Di 10 eletti sì, ma non più dal popolo, ma eletti bensì dai consigli provinciali, i quali poi, oltre ad eleggere appunto questi 10 consiglieri provinciali, i 10 consiglieri provinciali eleggeranno tra loro 10 il presidente della provincia. Quindi organi della provincia diventano il consiglio provinciale e il presidente della provincia. Quindi uno stravolgimento proprio della titolare istituzionale del nostro sistema democratico e soprattutto anche un cambiamento di funzioni. Un cambiamento di funzioni perché chiaramente le province verranno svuotate delle loro competenze oggi come dire in vigore e conserveranno delle competenze in tema di indirizzo, ma le stesse dovranno essere ben delineate con legge statale e poi con legge regionale. Quindi Mario, un quadro ancora un percorso assolutamente difficile, un percorso assolutamente difficile. Ma la data del 30 aprile. Il termine dell'aprile del 2012 era il termine entro il quale le regioni dovevano disciplinare l'argomento. Se le regioni non potevano fare con legge regionale, comunque c'era la data ultima del 30 novembre entro il quale le province cessavano, entro la quale le province cessavano. Cioè sarebbe la provincia per le tanti attrani, ha fatto un tempo a nascere che già il sogno finisce e svanisce. Proprio così, io mi sono avventurato a delle riflessioni il 6 pomeriggio di rientro da Roma con un altro collega del principale quotidiano della nostra provincia e anche della nostra regione, e riflessioni nel corso delle quali, che pubblicate anche dal nostro quotidiano, riflessioni nel corso delle quali rappresentavo come, così, estremizzando, potremmo pensare noi
amministratori della provincia di Barletta Andrea Draghi di citare gli attuali governanti alla Corte dei Conti per una segnalazione di possibile danno erariale. Ovviamente questa è un'estremizzazione del concetto, ma rende chiaro che la provincia di Barletta Andrea Draghi è stata istituita con legge dello Stato nel 2004. Questa legge dello Stato proviene da una policentricità. Il commissario governativo, che mi ricorderai bene, e sia stato il prefetto Capriolo, ha poi, diciamo, bandito queste prime libere elezioni che si sono tenute nel 2009. Nel 2009 noi abbiamo faticosamente, la nostra mittente ci ha seguito in parecchi passaggi essenziali della nostra vita, affinché faticosamente messo su questa provincia policentrica che, appunto, nel rispetto della legge istitutiva, ha previsto una sede legale nella città di Andria e per gli assessorati importanti della città di Barletta e della città dell'altro comune, tuo capoluogo, che è appunto la città di Andria. Quindi oggi vedere tutta questa situazione cancellata con un colpo di cassino quantomeno lascia, come dire, perplessi e deve portare a delle riflessioni, riflessioni per le quali io sono convinto che alla fine il corporativismo dei lupi, ma non solo il corporativismo dei lupi, una politica di buon senso porterà a rispettare il dettato costituzionale, perché oggi la riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi la nostra magna carta, appunto la carta costituzionale, pur riformata nel titolo quinto, ha comunque previsto che la Repubblica Italiana è divisa in regioni. Pensate, il Lupi proprio basa la sua protesta su una ipotesi di incostituzionalità del suo segreto. Quindi secondo te ci possono essere delle modifiche? Ma io non parlo, diciamo, solo per la testa che ho di ricoprire, ma parlo anche da addetto ai lavori. Secondo me ci saranno sicuramente delle modifiche, anche perché poi bisognerà vedere il periodo di durata di questo governo, bisognerà vedere poi il governo che subentrerà e la scadenza appunto naturale lo stesso che intendimento avrà. Ma io sono convinto che gli uffici legislativi di Camera e Senato dovranno su questa questione una particolare attenzione, che oggi evidentemente nell'attenzione, nell'urgenza del momento, probabilmente per i tecnici che ne hanno lavorato sull'argomento, evidentemente non ci sarà. È chiaro che a questo punto in politica quello che è buono oggi domani non vale più, è un controsenso, perché tra l'altro sappiamo gli sforzi economici che questa questa provincia, non solo questa, ma tutte quelle che rientrano nel decreto, e quindi in un momento di crisi economica sono soldi. Ma io non so bene, non sarebbe la prima volta che la politica fa e non si faccia, insomma, e quindi sarebbe in circostanza. Tuttavia questo non è un governo politico, è un governo tecnico, questo che ha presentato il professor Magamonte. Io ho più volte detto anche in sede di assemblea che o evidentemente il professor Monte deve essere a conoscenza di dati talmente disastrosi da rendere simile alla situazione italiana, alla situazione per esempio della nazione della Grecia, e come è stato ventilato, devo dire, anche in qualche pubblico dibattito o in qualche dichiarazione, o evidentemente si è cercato di andare ad incidere su, diciamo, enti intermedi il cui valore non è stato mai ben pubblicizzato ed è stato invece oggetto spesso di campagne, anche magari politiche, avverse che ne hanno sminuito il ruolo. Io devo dire che anche nella campagna elettorale delle provinciali del 2009, che poi hanno portato all'elezione del presidente Ventola e della nostra come consigliere provinciali, ho sempre detto che io vivevo quella campagna elettorale come una scommessa di risultati da inviare inevitabilmente a fine mandato. Oggi devo dire, dopo 2 anni e mezzo di amministrazione, che sicuramente ci sono delle incompiute, però c'è l'orgoglio di essere intervenuti in numerosi settori che prima erano a completo appannaggio del sud paese e non del nord paese, di aver valorizzato quindi queste situazioni e di aver ristabilito nella nostra provincia, che è composta dalla piena ripeta da ben 400.000 abitanti, un po' di orgoglio dei nostri 10 splendidi comuni, e quindi se la stessa dovesse essere soppressa, dovesse essere fortemente ridimensionata, ma io penso che sarebbe veramente una scommessa persa. Che aria si respira in provincia? Ma che incredulità, rabbia, tensione, accettazione? All'indomani dell'assemblea non c'è stato un consiglio provinciale, che invece sarà nei prossimi giorni, perché probabilmente ce ne avremo prima delle vacanze natalizie altri 2 consigli provinciali, quindi immagino che quella sarà l'assise per poter discutere ufficialmente
sicuramente non è stato in contrarietà con una risposta che è cominciare a giudicare dalle telefonate che ho ricevuto mentre di Roma, devo dire che c'è un senso di grande sconforto, specie questo non lo consentirà ai tagliati del consiglio di provinciale Palmettari, che hanno storicamente riconosciuto, lottato tantissimo per la nascita di questa provincia e che oggi vedono appunto in franto questo sogno, quindi è un sentimento di grande sfiducia, ma devo dire che questo sentimento è anche un po' di disorientamento, è un sentimento che ho percepito anche nel tanto personale, perché noi non abbiamo affrontato questo momento, ma chiaramente anche il personale che più che mai in questo momento avrebbe bisogno di linee guida sicure, vive un momento di disorientamento, perché inevitabilmente anche il personale dovrà conoscere un momento di, come dire, dislocazione presso altri enti, regione e comune, con probabilmente, paradossalmente, un aggravio dei costi che oggi lo Stato sostiene. Mi spiego, una posizione organizzativa T, cioè una categoria di dipendente che ha la qualifica T all'interno della provincia, che è una qualifica medio-alta, direi alta, probabilmente se dovesse essere trasferito alla regione, avrebbe un contratto con delle aliquote superiori, più elevate, superiori rispetto a quello che accade alla provincia. Quindi io sono convinto che in queste ore la Ragioneria Generale dello Stato, Corte dei Conti, faranno degli interventi tecnici mirati per un migliore approfondimento di questo tema. Soprattutto sei presidente del Consiglio Provinciale, ma ci aspetto veramente nella parte economica, nella parte della provincia. Guarda, potrebbe sembrare una difesa di casta, che non lo è assolutamente. Io voglio dare dei dati, perché probabilmente appunto noi siamo stati anche molto carenti. E la tua domanda corre nel segno, nel senso che nel corso del dibattito proprio che c'è stato presso l'Assemblea Nazionale di Unione Provincia Italiana si è fatta anche un po' di autocritica, perché numerosi presidenti della provincia probabilmente hanno evidenziato come non c'è mai stata un'operazione di marketing del ruolo effettivamente svolto dalle province e dei costi che la stessa sostiene. Andiamo nel concreto. Io ho difficoltà a dirti che, per esempio, nel doppio incarico che io ricopro, cioè quello di consigliere provinciale e di consigliere comunale, nella fattispecie di presidente del consiglio provinciale e consigliere comunale della città di Trani, comunque c'è il divieto di cumulo di indennità. Pertanto io ho optato per una delle due. Io ho optato ovviamente per la carica, per l'indennità di presidente del consiglio provinciale. Gli altri colleghi consiglieri provinciali percepiscono un gettone. Gettone, anche in questo caso per il quale c'è il divieto di cumulo con altri carichi, gettone che è rimesso alle commissioni consigliari, che non in alcuni casi vengono svolte 3-4 volte a settimana, ma ci sono anche commissioni che non si riuniscono per intere settimane perché non hanno argomenti in fase istruttoria da esaminare, e quindi veramente l'indennità che un consigliere provinciale percepisce è sui 700-800 euro a volte lordi mensili, a volte qualcosa in più, perché dipende da quello che è una cifra che assolutamente di questi tempi merita assoluto rispetto, ma che è una cifra che, come dire, se poi considerata nei costi più ampi della politica, nel ruolo che il consigliere provinciale svolge, molte volte anche di rappresentanza su tutti i 10 comuni, ma in particolar modo anche nella sua città, è veramente, io parlerei di un rimborso speso, ovviamente con estremo rispetto per i tanti cassetti reali o per i tanti disoccupati che in questo momento magari non hanno neanche questo riconoscimento. La sesta provincia è all'inizio della sua attività, che sta tutto il periodo dell'organizzazione, perché siete partiti da zero, quindi siete fatti inventarvi anche materialmente i luoghi e i posti dove potrà. Ma in concreto, che ricaduta c'è stata sul territorio, sulla parte? Sì, intanto io mentre ascoltavo la tua riflessione pensavo alla conferenza stampa, ho detto sicuramente quello che stavi intendendo, avete seguito quella che si tenne a luglio del 2009 e che si tenne fuori nella piazza San Pio X della provincia, la quale il presidente della giunta annunciò rese noto appunto i nomi degli assessori e noi consiglieri provinciali eravamo lì al fianco. Quella conferenza stampa si tenne all'esterno con un pannello retromontato, perché all'interno noi non potevamo la lettera mettere i piedi, in quanto erano ancora in corso da parte della provincia di Bari i lavori di allestimento dell'aula consigliare. Quindi hai detto bene, noi non sapevamo esattamente dove mettere i piedi. Questo è stato l'inizio del nostro lavoro.
io penso che una ricaduta in termini concreti sia puntata in vari settori. Il settore nel quale io mi sento, diciamo, di evidenziare la maggiore attenzione è stato tanto quello della formazione professionale, perché la formazione professionale è uno dei compiti appunto principi delle province, e il nostro assessorato alla formazione professionale è stato capace di intercettare quei fondi che la Regione Puglia mette a disposizione, mettiamo a disposizione delle 5 province pugliesi, e che quindi poi dal 2009 ha dovuto, devo dire, con una lungimiranza che aveva riconosciuto questa disposizione dalle 6 province, quindi assessorato che con una struttura amministrativa è stato in grado di intercettare questi fondi ed è stato in grado di pubblicare una serie di patti che secondo me stanno dando una ricaduta in termini occupazionali, sia pure di nicchia nel nostro territorio. Poi potrei pensare chiaramente alle competenze tradizionali della provincia, il tema di viabilità provinciale. Ora, sulla stessa, io devo dire che ci sono stati molti chilometri di strade ex ANAS, perché l'ANAS ne gestiva fino all'ottobre del 2001. All'indomani dell'ottobre del 2001, con il cosiddetto federalismo stradale, ha ceduto molti chilometri di strade alle province, alla regione, e contestualmente alle province, non avendo appunto la regione un servizio stradale. Molte province avevano, come dire, inevitabilmente dimenticato dei chilometri di strade che invece sono stati rivisti, e poi parliamo del progetto sulla Traviata, come sai, la Traviata è un'arteria che collega due comuni con capoluogo e che tristemente vota per il teatro di sinistra e mortali, e se ne parla più volte di ammodernamento, ma la provincia di Barletta Natale è un passo dal risultato. Se non è stata ancora cantierizzata l'opera di allargamento della stessa, e perché ci sono stati, ahimè, dei ricorsi giudiziari che però si sono conclusi, ci sono ancora delle pendenze, danno ragione all'operato della stazione appaltante. Il tema di edilizia scolastica, forse questa è un po' una nota dolente. Ho sentito numerosi paesi dire che paradossalmente loro avevano delle condizioni più agevolate con la provincia di Bari o con la provincia di Foggia, perché sai che tre comuni ricadevano nella provincia di Foggia. In linea teorica questo pensiero potrebbe anche starci, perché le province di Bari e di Foggia avevano degli uffici tecnici talmente ben organizzati in grado di poter fronteggiare immediatamente delle eventuali emergenze strutturali all'interno degli istituti. La nostra provincia chiaramente è un po' al passo, però devo riconoscere anche l'assessorato di edilizia scolastica, compatibilmente ai fondi a disposizione, perché per il problema la nota dolente si parla quello di aver fatto anche degli interventi importanti. Quindi bilancio tutto sommato positivo. Senti, come ti sei trovato alla veste di presidente del Consiglio Provinciale? Che difficoltà hai incontrato? Che esperienza stai facendo? Ma io l'ho trovata un'esperienza, la trovo un'esperienza esaltante della mia vita politica e anche della mia vita personale. E sono molto grato al Consiglio Provinciale tutto per avermi tributato questo privilegio, con quell'elezione che ha voluto anche a grandi numeri e con la mia astensione, perché mi ricordo che addirittura in quella circostanza di anche voti di astensione. È un'esperienza stimolante perché si confà anche un po' alla mia, diciamo, formazione professionale di avvocato e di pubblico, perché ci siamo cimentati faticosamente con l'opera di stesura dello statuto e poi del regolamento dell'attività consigliare elaborato con la commissione speciale dello statuto e del regolamento. Devo dire che cerco di assolvere a questo ruolo con imparzialità, ma questo è un concetto sul quale dovrebbero più che insistere i miei colleghi consiglieri provinciali, cercando sempre di dare molta dignità al dibattito consigliare e cercando anche di dare allo stesso molta serietà anche nelle piccole cose, perché ecco, dirigere un consiglio provinciale è un po' come dirigere una classe. Io, da figlio di una docente che ha amato molto sul lavoro, cerco inevitabilmente di dare alla direzione del consiglio provinciale lo stesso piglio che evidentemente un docente, siccome sono convinto la stragrande maggioranza dei casi accade, deve dare a una classe per dare appunto un messaggio di guida sicura e di peso. Però ogni tanto qualcuno marca visita, come si suol dire. C'è stato, insomma, qualche volta che il consiglio provinciale è saltato per mancanza di un legame. Sì, ma io non penso che ci siano dei pancisti per le situazioni. Io penso che ci siano delle oggettive difficoltà di partecipazione per svariate ragioni. Intanto il consiglio provinciale in genere si tengono di mattina, perché comunque ci sono colleghi che vengono da Milano e Spinazzola e che magari, specie nel periodo invernale,
voglio evitare pensare di viaggiare nelle ore serali, che poi potrebbero diventare di tarda sera, posto che poi consiglio provinciale di fatto pure. La mattina chiaramente questi consigli provinciali vanno a coincidere con una serie di altri impegni politici, in alcuni casi anche professionali di tanti altri colleghi. E poi insomma c'è un po' l'abitudine di arrivare in ritardo, il regolamento prevede che da un'ora, la cattiva abitudine, perché poi le cattive abitudini vanno comunque, come dire, evidenziate anche per fare autocritica sana, e poi il regolamento prevede che entro un'ora va fatto un appello, senza possibilità poi di un secondo appello, per cui inevitabilmente a un'ora dalla, diciamo, convocazione fissata appunto nel foglio di convocazione stessa, io procedo con l'appello nominale, mancando il numero nominale, è inevitabilmente necessario poi l'aggiornamento del diagramma. Il presidente Ventola ha cominciato a notare questa, diciamo, cattiva abitudine, e nel corso di un ufficiale ha ribadito anche alle lettere che se la stessa si doveva ripetere, e lui stesso per primo avrebbe abbandonato il lavoro consigliare. Nello stile del presidente Ventola, detto fatto, è stato lui stesso che, resosi conto della sussistenza del numero legale con la presenza in aula della minoranza, ha ritenuto di dare un segnale forte abbandonando. Maggioranza comunque solida. Maggioranza comunque solida. Complimenti Gigi per la cravatta, un bel arancione, i colori della Puglia, prima di tutto. Senti, adesso che Gigi Riservato, appunto stesso è in base a questo decreto, non sarà più il presidente della sesta provincia pugliese, che cosa farà da grande? Ma insomma, intanto speriamo, come anzi detto, di poter completare il nostro mandato, per poter lavorare sino all'ultimo giorno, per poter rispettare il mandato dato ai cittadini. Poi c'è chiaramente il percorso amministrativo paese, perché appunto il maggio del 2012, suppongo, forse prima, forse mese dopo, ci sarà il rinnovo del Consiglio Comunale della Città di Trani. Io penso, spero di poter partecipare anche a queste prossime competizioni amministrative paese da protagonista. Sono consigliere comunale uscente, sono stato il consigliere comunale più suffragato alle ultime votazioni del 2007. Sicuramente ci sarò, spero di poterci essere con il ruolo di candidato sindaco per la coalizione. Ma sempre è stato ufficializzato da parte della Puglia, prima di tutto, come uno dei candidati all'interno dello schieramento del centrodestra in Gigi Riservato, come espressione della Puglia a prima di tutto. Ecco, allora si faranno queste primarie all'interno del centrodestra? Sì, il partito al quale mi onoro di appartenere ha voluto nella conferenza stampa del 21 novembre, alla presenza del segretario provinciale, dichiarare alla coalizione di centrodestra la disponibilità di tre candidati per le possibili primarie che noi avremmo gradito celebrare a Natale, prima delle festività natalizie di quest'anno, e che pare invece slitteranno a gennaio del 2012. Infatti, in effetti, siamo lì, è questione di giorni. L'abbiamo fatto perché ci siamo resi conto che il partito di maggioranza relativa, ma più in generale nella coalizione di centrodestra, è un momento ancora nel quale si registrano numerose nuove dichiarazioni di disponibilità. Manca il momento della sintesi, manca il momento della decisione, e quindi abbiamo voluto dare appunto un segnale forte dicendo il partito alleato è disponibile a fare la primaria ed è disponibile con questi tre nominativi, indicando appunto i nominativi della città di Canosa, di Trani e di San Ferdinando di Puglia. Devo dire che da parte della coalizione, e in particolar modo dal PDL, c'è stata una disponibilità da raccogliere tale richiesta, e ora avremo una conseguenzialità. Noi siamo disponibili sia a fare le primarie, siamo disponibili sia a non farle, ovviamente se c'è una vera sintesi, se si raggiunge, come dire, un compromesso, un'accezione più positiva dello stesso, che possa dare poi un messaggio chiaro. Allora, la Puglia prima di tutto per il territorio della parte forse trainante della centro-destra, non sembra che sarebbe giusto anche che questa componente politica fosse riconosciuta senza arrivare alle primarie un ruolo in un'altra città anche importante come quella di Trani? Sì, io ne sono, diciamo, profondamente convinto, non lo sono tanto una contabilità di mente personale, ma ne sono proprio convinto perché intanto a voi di tutto il partito federato con il Popolo della Libertà, quindi diciamo ha una sorta di pari dignità politica, ma
interessi che forse oggi vengono meno compresi da chi ci ascolta, io ritengo che sia una questione di uomini. Ma voglio prima di tutto degli uomini in tutti i vice comuni della parte in grado di poter rappresentare delle autorevoli candidature capaci di intercettare il consenso e capaci di poter essere quelli di buon vista. Senti, che giudizio dai su questi 10 anni dell'amministrazione Tanchi, di quella amministrazione di centrodestra, dove tu sei stato anche protagonista come consigliere provinciale? Allora, inevitabilmente positivo, perché il mio giudizio è un giudizio che va da una politica dei fatti. Noi certe cose, Mario, non le abbiamo, certi aspetti della vita politica amministrativa non li abbiamo solo professati in campagna elettorale, ma li abbiamo realizzati. Vengo a degli esempi concreti. Le piste ciclabili, se ci fai caso, anche dall'attento osservatore della vita politica della nostra provincia, sono un po' presenti in tutti i programmi elettorali di tutti i candidati sindaci, a prescindere dalle ideologie o dalle coalizioni di appartenenza. A tali le piste ciclabili sono state realizzate. Poi sulle stesse si può discutere, come spesso accade, sulla pericolosità in qualche momento o sulla capacità delle stesse di coprire l'intero tracciato urbano, ma tanto sono state realizzate. E devo dirti che queste piste ciclabili sono un momento veramente di svago, non solo per tanti ciclisti, ma anche per famiglie o addirittura per podisti che ci passeggiano sulle stesse nel bellissimo lungomare di Trani a tutti gli orari, specie nel periodo primaverile estivo, ma anche nel periodo invernale, specie alle prime ore del mattino. E poi così via, noi abbiamo dato un nuovo volto alla città, penso in particolar modo alle opere che più hanno, come dire, toccato l'immaginario di cittadino prima e di amministratore dopo. Penso a Porta Massalla, penso a questa porta che collega il porto direttamente con la cattedrale e penso alla sistemazione della piazza Sacra Regia Udinese. Sono delle opere straordinarie. Io parto sempre dal concetto che, per chi crede, il Padre Eterno ci ha regalato una città straordinaria, un angolo di paradiso straordinario. E lo dico proprio non con la parzialità di essere un cittadino tranese e di essere anche di avere il privilegio di essere un amministratore della stessa, ma con l'obiettività dei risultati. Trani è bella ed è bellissima, e quindi io dico che un buon amministratore deve cercare di intanto ben mantenerla e poi di valorizzarla. Io penso che gli interventi che sono stati fatti nell'ultimo periodo sono degli interventi che l'hanno proprio, diciamo, in tal senso valorizzata, resa ancora più bella, resa ancora più vivibile, perché sostanzialmente la nostra è una città che ha una buona qualità di vita, e penso che questa componente sia una componente oggi, nel 2011, essenziale e soprattutto rarissima in tanti altri comuni della nostra Puglia e della nostra Italia. A osservatori esterni dalla vita politica amministrativa della città di Trani, dobbiamo dirlo, perché tu sei più presente, abbiamo notato un certo fermento, un certo interessamento, un certo compiacimento per la scesa in campo di un giudice riservato come candidato sindaco. Ecco, ipotizziamo per un po' Gigi Riservato già sindaco di Trani, facendo i tutti scongiuri. Di che cosa ha bisogno ora, visto tutto quello che si è fatto Trani? Sì. Ma io l'ho anche detto pubblicamente, ritengo che Trani, se io dovessi avere il privilegio di poter essere il candidato sindaco della coalizione di centrodestra, io punterò essenzialmente su un aspetto. Il nostro sarà un programma elettorale stringato, sarà un programma elettorale non da libro dei sogni. Penso che l'austerità del momento ci imponga veramente di parlare chiaro ai cittadini e di puntare essenzialmente su un aspetto, su quello di ridare alla nostra città una identità. Con la crisi che c'è stata nel settore tessile, calzaturiero e del settore tradizionalmente trainante della nostra città, appunto penso al settore rapido, che non è stata solo una crisi locale della città di Trani, ma è stata veramente una crisi nazionale e direi mondiale, la città di Trani deve recuperare una sua precisa identità. E questa deve essere un'identità, a mio parere, turistica. Ma non deve essere un turismo balneare, non deve essere un turismo anche perché il mare Adriatico non consentirebbe al nostro mare di poter, come dire, intercettare turisti e consentire che gli stessi possano rimanere per più di una
settimana, insomma, forse addirittura anche per un weekend, perché questo molte volte è un turismo non è sfugge. Deve essere un turismo culturale e deve essere un turismo commerciale. Ecco perché io vedo assai di buon occhio la possibilità di poter realizzare un teatro, anzi di poter ridare alla città di Trani un teatro importante anche come capienza. Ecco perché io vedo assai di buon occhio quello che il sindaco uscente con l'amministrazione tutta sta cercando di proporre, intesa con il Ministero di Giustizia, di trasferire il carcere femminile presso l'attuale struttura del carcere maschile. Per chi non lo sa, appunto, per i nostri telespettatori, la struttura del carcere femminile Trevisi sorge in uno dei luoghi più belli d'Italia, in una delle piazze più belle d'Italia, che è appunto la piazza antistante da Villa Vengana, e ormai fuori luogo che una struttura l'atto di sofferenza come un carcere possa essere vicino al luogo inevitabilmente ludico della città, ludico e creativo, qual è appunto la villa comunale. Ma al di là di questi aspetti sociologici, quella struttura va trasferita presso il carcere maschile, e in quella struttura, intesa con tutti gli enti interessati, va realizzata una grande struttura congressuale. Mentre parlo, già immagino, sono ad occhi aperti, di cosa potrebbe essere la stessa, perché inevitabilmente la stessa potrebbe vedere fiorire altre strutture alberghiere, magari con una maggiore capacità recettizia, e quindi veramente con flotte di turisti che potrebbero portare un indotto di virtuosità nella nostra città di Trani e potrebbero consentire sicuramente una ripresa veloce di un'economia che oggi è inevitabilmente stagnante. Ecco, passeggiando Trani spesso, o a piedi o in moto, perché chi mi conosce sa che queste sono questa grande passione, moto con la quale raggiungo spesso anche la sede della provincia, ovviamente quando il tempo me lo consente, e ecco, girando Trani spesso a piedi o in moto, immagino quasi che i monumenti ci chiedano questo, ci chiedano, ecco, di aiutare la città a riscoprire una sua identità. Avremo modo di approfondire l'idea della tua città di Trani nel corso della campagna elettorale. Adesso facciamo gli auguri per essere il candidato del centrodestra, però visto che stiamo, il tempo è volato via, visto che siamo anche in clima natalizio, io vorrei concludere così con Gigi Di Serbato, che augurio ti fai, che augurio fai a questo territorio. Ma noi celebreremo il progetto natalizio come tradizione, non abbiamo ancora deciso la data, sarà forse verso il 22 dicembre, e sarà nella chiesa della Santa Maria dei Miracoli, che è appunto la chiesa e il santuario attiguo al Palazzo della Provincia. Io spero che in quella circostanza, che poi provvederemo anche con il vostro aiuto a pubblicizzare, possa intervenire anche tanta gente comune e possa, nel momento inevitabilmente dello scambio degli auguri, perché no, della preghiera dei fedeli, la gente possa leggere delle intenzioni. Io da amministratore spero sempre che la classe politica attuale a livello provinciale e anche a livello comunale, posto che ricopro anche questo ruolo, possa essere all'altezza del mandato ricevuto. E lo possa essere rispettando quotidianamente, appunto, anche nelle piccole cose, il mandato ricevuto dagli elettori, e che possa portare opportunità di lavoro. Noi oggi abbiamo, come politici, registriamo tante richieste in tal senso, richieste che a volte sono mortificanti, perché provengono da capi di famiglia o provengono da mamme che hanno veramente la necessità di poter, come dire, sbarcare in un aereo per sfamare i loro figli. Non c'è nulla di retorico, c'è profonda commozione, penso che tu la colmi in queste mie parole. E quindi ecco, riuscire, sperare di riuscire quantomeno a creare delle opportunità, intercettando degli investimenti, snellendo il riconoscimento di iter amministrativi burocratici, penso che possa essere il vero compimento del nostro dovere di amministratori, e penso che nei fatti possa essere l'augurio migliore per delle festività natalizie che possano portare il sereno, i sentimenti di serenità delle famiglie della provincia di Valle Cadere. Bene Gigi, auguri a te di buon lavoro come presidente del Consiglio Provinciale di Palmetta Andrea Trani, e anche auguri per il tuo impegno politico per la città di Trani, qualunque sia il tuo ruolo, ti auguriamo quello di candidato sindaco e poi semmai di sindaco della città di Trani. Grazie.
grazie per essere stato con noi. Bene, terminata questa puntata di Qualcosa in Comune, è stato con noi quest'oggi Luigi Riservato, presidente del Consiglio Provinciale delle Città Barletta Andria Trave. Un grazie ancora al presidente e un grazie ai nostri telespettatori per averci seguito.